La battaglia per Bakhmut sembra essere vicina ad una conclusione, dopo mesi di combattimento tra l'esercito ucraino e le forze di Mosca, aiutate dal gruppo mercenario Wagner. Le versioni sul reale stato dei combattimenti però divergono. Secondo il Cremlino, le truppe di Kiev sarebbero ormai tagliate fuori dai rifornimenti di personale militare e di mezzi, e l'esercito russo sarebbe sul punto di concludere l'assedio, allontanando gli ultimi soldati ucraini presenti in città. Per il leader del gruppo Wagner, invece, è ancora troppo presto per parlare del completo accerchiamento di Bakhmut, anche se l'80% della città sarebbe già sotto controllo russo, compresi tutti gli edifici amministrativi. Affermazioni smentite dall'esercito ucraino, che riconosce di essere in una situazione difficile sul fronte di Bakhmut, ma senza parlare di sconfitta. Anzi, Kiev sottolinea le importanti perdite inflitte all'esercito di Mosca. Sarebbero circa 4.500 i soldati russi morti nelle ultime 2 settimane.